Poker Tov, ragazze, Poker Tor, buon 7. Kislev, primo dicembre. Allora, oggi abbiamo un bellissimo, come sempre, bellissimi, però vabbè. Allora, abbiamo oggi, il Rebbe ci parla di tre scuole di pensiero. Uno, abbiamo la disciplina dell'annullamento del materiale, cioè tu vedi la natura come ripugnante, aberrante. Cioè tutto quello che è fisico, materiale. Ok, questa è una prima disciplina. E questa è la scuola del Mussar, ok? La morale. Quando sentite parlare di Mussar, delle Yeshivot che si studia Mussar, e allora è tutto quello che è la materialità, che è il fisica, lungi da me. Seconda disciplina, ok? O scuola di pensiero. Riconoscimento della superiorità della forma interiore e spirituale, dunque, attenzione, è diverso, e la dimensione dei tratti caratteriali e intellettuali, cioè come fare a raggiungere e migliorare questi tratti caratteriali e intellettuali, attenzione, entrambi. E dunque è una forma proprio più spirituale, più interiore. E questa è la scuola di Hakira, l'Achkor è in ebraico, letteralmente, oddio, vabbè, mi verrà. Comunque, vuol dire, diciamo, filosofia, ok? Ma non mi viene. Ok, poi abbiamo la terza, scuola di pensiero, che è la disciplina della prevalenza, attenzione, della forma interiore nella materia. Dunque, nella prima, avete visto, nella prima disciplina la materia non c'è, è aberrata, via, lungi da me. Ok? La seconda invece è lo sviluppo, ok, come abbiamo detto, cioè di questa, di migliorare, ecco, questa forma caratteriale e intellettuale. Invece la terza è far prevalere diciamo la spiritualità, proprio per dire in ampio spettro, sulla materia. Ok, dunque cosa ci insegna per, nel preciso? La qualità, okay, del materiale, attenzione, dunque non è che il materiale non c'è, aberrato, no, il materiale c'è, ma come purificarlo? Dunque reintegrarlo nel spirituale. Okay? Dunque, non, la materia non c'è, via da me, io sono spirituale. No, la materia c'è, esiste, ci vivo dentro, sono io stesso materiale, però è purificare questa materia, elevare, okay? Integrare col spirituale e fino ad arrivare a fondere questi due concetti di materia e spirito. E addirittura, che questo è lo scopo ultimo, arrivare a vedere, cioè quest'unione talmente si fondono tra loro la materia e lo spirituale, che non si riesce neanche più a vedere dove comincia l'uno e dove finisce l'altro. Dunque l'inizio e la fine di uno e dell'altro coincidono. Infatti, come precisarebbe, Hashem ha creato la materia e lo spirito per uno scopo, entrambi, che entrambi hanno lo stesso scopo, cioè rivelare la luce della Kedushah, della santità, della potenza divina suprema nascosta nel creato di Ishtabach. Ok? Dunque, solo come conclude il Rebbe, mettendo insieme questi due aspetti, che la terza forma, come sappiamo, è la Hasidut, è la scuola di insegnamento della Hasidut. Dunque, solo mettendo insieme questi due aspetti si potrà attendere a quella perfezione desiderata e voluta da Hashem, il creatore. Ed è appunto, come dicevo, la Hasidut. Dunque, Mussar, ok, abbiamo visto. Poi abbiamo visto il secondo che è la Hakira e il terzo invece Hasidut, che è quello che noi studiamo tutti i giorni. Bravine, bravine. E andiamo a Humash. Ok?
Allora, ci siete? Sì. Pagina? Vai, René. 127, 127. Allora, La quinta chiamata. Oggi abbiamo una chiamata lunghina. Allora, io però, infatti, su una parte mi soffermerò meno anche perché sennò non abbiamo l'ora minima a disposizione, non peraltro. Dunque, sì, faremo qualche rashi, ma solo quelli, diciamo, ecco, più rilevanti, cioè tutto, non è che ci sono meno, però appunto non abbiamo più di tanto tempo, non peraltro. Ok? Allora, mi lancio subito. Francesca, poi se puoi leggere, o anche i tuoi figli se possono leggere. Li becchiamo oggi, va? Ok, allora mi lancio. Siamo, allora, come abbiamo visto ieri, basta, è nato Yosef. Yaakov chiede a Lavan, potrei prendere le mie mogli, i miei figli, il mio gregge, perché ci ha lavorato su 20 anni tra le mogli, il gregge and company, però non vuole andare via, come abbiamo visto nel Rashi ieri, senza il suo permesso, senza il suo consenso. E adesso, dunque, prima di partire, diciamo, prima di andare, allora, vediamo che Lavan ammette, riconosce che il piede di Jacob era un piede di Brachab, quando è arrivato a Jacob, è diventato molto più ricco, molto più gregge, non aveva figli maschi prima, adesso ne ha, come aveva dedotto Rashi dal fatto che Rivka, allora, quando lui era arrivato, gli viene incontro col gregge, lei era quella che pascolava il gregge del papà, dunque non tanto gregge, e femmina. Se avesse avuto un maschio, non avrebbe certo mandato con gli altri pastori. E qui invece vedremo che ci sono i figli maschi, tutto, e Lavan riconosce tutto ciò. Adesso arriviamo a questo salario, dunque a un accordo. Vedremo che questo accordo non è proprio un accordo, però. Sempre di Lavan parliamo, non dimentichiamo l'impostore per antonomasia. Ok, Lavan disse: indica quale deve essere il tuo salario da parte mia e te lo darò alla faccia delle terre. Vi ricordate? Ah, tu vuoi, voleva Rachel? Ma meglio che te la do a te che darla a un'altra. Però poi cosa ha fatto? Mi ha dato Lea. E in più si giustifica pure: ah no, da noi non si dà prima. La maggiore prima, la minore prima della maggiore, dirlo prima, no? Per dire. E qui vedremo di nuovo questo lato imbroglione proprio di inganno di Lavan. Allora, Jacob gli disse: tu sai come ho lavorato per te, come fosse scarso il tuo bestiame quando all'inizio è venuto con me, perché lo scarso bestiame che avevi prima che io arrivassi si è notevolmente accresciuto e Hashem ti ha benedetto con il mio arrivo presso di te. Oltre, dun, ora, pardon, quando, oltre ai miei figli, quando, pardon, oltre ai miei figli potrò provvedere anch'io alle necessità della mia famiglia, insomma, è arrivato il momento che basta. Lavan disse: cosa ti posso dare? E Jacob rispose: non mi dare nulla. Attenzione, guardate qua. E Nathan può leggere. E vai. Allora, finisco qua su, poi voglio sentire Nathan. Se consentirai di fare per me questa cosa, io tornerò a fare pastore e custodirò il tuo gregge. Vai Nathan, Passuk 32, Lamed Bet. Puoi leggeremo in ebraico. Sì. Oggi passerò. Ma alza un po' la cucina. Oggi passerò in rassegna con te tutto il tuo gregge. Tu metti da parte ogni agnello, punteggiato e pezzato, e ogni agnello bruno e ogni capra prezzata, Pizzata. sì, pezzata E e punteggiata, e affidali in custodia ai tuoi figli. Ogni capo analogo che nascerà d'ora in poi presso il gregge rimanente sotto la mia cura sarà il mio compenso. vai Nathan, tesoro fantastico. Bravissimo. Allora, cosa dice? Non prendo niente, ma ecco, allora, io cosa faccio? Passo in rassegna, come ci ha ben detto Nathan,
tutto tuo gregge, tu metti da parte, sei punteggiati, pezzati, bruni, tutto insomma, tutte, tu affidali in custodia. Ogni capo analogo, attenzione, che nascerà d'ora in poi, cioè non prendo da te di quello che tu già hai, anche se mi spetta e 20 anni di lavoro, bla bla bla, ma comunque non prendo niente. Tu solo dammi, prestami il tuo gregge, tra virgolette, poi quello che nascerà dopo, sotto la mia cura, quello sarà il mio compenso. Così in futuro la mia onestà nei tuoi confronti sarà di per sé evidente, in quanto ogni capo che non sia punteggiato, pezzato tra agnelli o bruno tra le pietre che si troverà presso di me sarà ovviamente da considerare rubato da te. Dunque, vedete, cioè l'onestà estrema di Yaakov rispetto a, come vedremo, il contrario, l'estrema disonestà di Laban. Perché? E infatti cosa dice? Laban disse, va bene, magari fosse davvero come hai detto e che non cambi idea. Attenzione, guardate cosa dice Laban a Yaakov. Ah, magari, perfetto, me lo dico così. Ha paura che Yaakov cambi idea. Chi è che cambia idea qua? E non solo, lo vedremo quando più avanti, che Yaakov e Laban gli cambierà il contratto. Questo salario come concordato 100 volte. Lui dice a Yaakov, ah, magari fosse così che non cambi idea. Intanto chi di fatto cambierà idea, non una volta, non due, ma 100, sarà Laban. Ok, lo vedremo più avanti. Allora, intanto leggiamo da 28 a 34. Vayomar. Ci siete? Nokva Secharita, Nokva. Nokva Secharita. Alai. Alai. Ve'etena. Ve'etena. Vayomer elav, atta yadat atta sharavaticha v'ta sharaya miknecha iti, ki me'at atta sharaya lefanai, haya lecha lefanai, vayfrotz larov, vayevarech Adonai otcha leragli. Ve'ata. Mattai esse camanochi e vetti. Vayomer maetella, vayomer Yaakov, lo titelli me uma. Inta sedi adavarase, hachuva etzonecha eshmo. E vorbe holzoncha yom haser misham polsena kud betalu, beholse humbak savim, betalu menakod baizim bayaschat. Veanta bit sidkati, beyomachar, kitavo al sechari de fanecha. כל אשר איננו נקוד ותלו, בייזים וחום בכסבים, גנובו איתי. A quel punto, Francesca, puoi continuare, già che ci sei, rimaniamo in famiglia Narciso, e poi sentirò ovviamente anche Rachele René. Allora, io ero arrivata a compenso, così in futuro devo... 33? No, 34. Labano disse, va bene, magari fosse davvero come hai detto e che non cambi idea. Quello stesso giorno Laban tolse i capri striati ai garretti e pezzati e tutte le capre punteggiate e macchiate, tutte quelle che avevano addosso anche solo una macchia bianca, da ogni capo bruno tra le pecore e le affidò nelle mani dei suoi figli. Poi frappose tra sé e già e Yaakov un tratto di 3 giorni. Però ti fermo un secondo. Laban tolse i capi e le affidò nelle mani dei suoi figli maschi. Sì, maschi. Sì. Poi, e li vedremo anche più avanti, poi frappose tra sé e Yaakov un tratto di 3 giorni di cammino come Yaakov pascolava gli scarti in quanto deboli, malati. Mentre, so perché hai detto quando, mentre Yaakov pascolava gli scarti. Infatti, mentre Yaakov pascolava gli scarti in quanto deboli, malati o sterili del rimanente bestiame di Laban. Yaakov si prese dei rami freschi di pioppo, di mandorlo e di castagno ed incise delle strisce bianche, scoprendo il bianco che si trovava all'interno dei rami. Poi collocò i rami che aveva
scortecciato nel terreno presso le vasche nelle quali affluivano i corsi d'acqua dove il gregge veniva a bere, così che fossero proprio di fronte alle bestie. In questo modo, quando venivano a bere, entravano in calore. Il gregge entrava in calore alla vista dei rami e il gregge generò capi striati ai garretti, punteggiati e pezzati. Avanti? Sì, finisce questo. Jacob separava poi questi nuovi agnelli, fece in modo che il rimanente del gregge di Lavan, restando indietro, avesse davanti a sé gli animali striati ai garretti e tutti quelli bruni. Jacob formò in questo modo dei branchi distinti per il proprio vantaggio e non li mise insieme al gregge di Lavan. In questo modo, ogni volta che entravano in calore le bestie che erano più fertili, Jacob disponeva i rami in modo che fossero visibili al gregge nei fossi, così da stimolarle all'accoppiamento con i rami. Quando il gregge era meno prolifico, invece, non disponeva i rami. In questa maniera i capi meno fertili erano di Labano e quelli più fertili di Jacob. L'uomo, Jacob, si arricchì in modo straordinario ed ebbe gregge prolifico e grazie a esso serve e servi, cammelli e asini. Ok, questa parte l'ho fatta più velocemente perché appunto abbiamo meno tempo, come dicevo. Comunque, grazie alla famiglia Narciso per la lettura. Carissimi. Allora, come dicevamo, abbiamo questi. Allora, questa Braha che viene a Lavan grazie a Yaakov, poi questo contratto, no? Poi anche nel Talmud, Baba Batra, si discute appunto di questa. Di quello che stiamo appunto parlando. A proposito di questa di questo contratto, diciamo, tra Lavan e Yaakov, che era assolutamente a favore di Lavan, però alla fine comunque la bracha di Hashem c'è sempre e Yaakov diventa estremamente ricco. Ok, e così dunque abbiamo questa. Allora, da qui cosa. Ovviamente c'è tante spiegazioni, tanti rashi che però, come dicevo, non posso adesso fare con voi, però vediamo che cosa. L'importanza di quale parte del corpo, ragazze, o di quale senso in questo caso, quanto valore ha il senso della vista, ok? E soprattutto nel momento, come abbiamo visto qua, dell'accoppiamento, e da qui sappiamo l'importanza in generale, e lo diciamo nello Shema Israele ogni giorno, anche che i nostri occhi vengano custoditi, nel senso che vedano solo le cose positive, e l'importanza e l'impatto che quello che vediamo ha sulla nostra anima e sulla nostra persona. E viene accentuata, diciamo, questa importanza nel momento dell'accoppiamento. Infatti anche da noi Yehudim, nella halachot, diciamo, di Tarat HaMishpacha, l'enorme importanza anche di una donna, per esempio, incinta, no? Si dice che deve vedere solo cose positive. C'era anche un aneddoto nella Gemara di Grande Tzaddik, che era di una bellezza straordinaria e che le donne, uscendo dal mikve, vedevano e così si ispiravano a avere figli tzadikim belli fuori e dentro, come si dice. Dunque abbiamo molto questa importanza, si dice anche la donna che esce dal mikve, è molto importante di la prima cosa che vede, ok? Dunque ancora una volta l'effetto che fa, in questo caso negli animali, ma tanto di più nell'umano, sul nascituro e in genere sulla nostra neshama. Ecco, proprio per essere molto breve, per mancanza di tempo, per poi andare avanti. Allora, riprendo da 34, pagina 126, la medaglia. Vayomer Lavan, hen lui e kibarecha.
Vayasar bayom ahu et hatyashim hakudim vatluim ואת כל העזים הנקודות והתלועות כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים ויתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב. ויעקב רואה צאן לבן הנותרות ויקח לו יעקב מכה לבני לח ועוז וארמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקום. ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשקתות המים, אשר תבונה הצאן לשתות לנוכח הצאן, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצאן אל המקלות, ותלתנה הצאן עקודים נקודים ופרועים. והכסבים הפריד יעקב, ויתן פני הצאן אל הקוד וכל חום בצאן לבן, וישק לו הדרים לבדו ולא שתם הצאן לבן. והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים, ליחמנה במקלות. ובעטיף הצאן לא ישים, והיה עטופים ללבן והקשורים ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן רבות ושפחות ודים וגמלים וחמורים. Dunque, qui anche il terzo patriarca, come l'abbiamo visto da Jacob, come l'abbiamo visto da Isaac, e di nuovo anche da Jacob, vediamo questa grande ricchezza. A proposito degli olmion che abbiamo letto stamattina, e dell'elevare la materialità, cosa notiamo nella Torah? A proposito dei nostri patriarchi, delle nostre matriarche, che viene nelle matriarche sottolineato la loro bellezza fisica. L'abbiamo visto da Sarah, l'abbiamo visto da Rivka e l'abbiamo visto da Rachel. Dai patriarchi è anche sottolineata la ricchezza materiale. Avram Avinu che diventa molto molto ricco, Yitzhak idem, Yaakov idem. Ancora una volta, ma se siamo nella Torah, nella spiritualità, perché parlare di bellezza fisica? Perché parlare di ricchezza materiale? Perché in realtà è tutto lo specchio, come la bellezza abbiamo detto e spiegato altre volte, è l'espressione dell'anima, del suo lato infinito che si rispecchia nella persona che appunto ha un'anima molto elevata, così anche la materialità. Se esiste perché deve essere utilizzata, e i grandi tzaddikim, se hanno tutte queste ricchezze, perché con queste ricchezze riescono e possono e di fatto attuano le mitzvot nel migliore dei modi. Ok? Detto ciò molto brevemente, arriviamo al 9 perek di oggi, sempre nella quinta chiamata, capitolo 31. Riprendo dall'inizio, poi voglio sentire Rachele e Rodin. Yaakov udì i figli di Lavan, che già avevamo visto, vi ricordate? Qui proprio. Allora, prima abbiamo visto che Lavan ha parlato ai suoi figli, ok? E cioè Lavan dice ai suoi figli, ok, benove Yaakov, però qui proprio viene proprio sottolineato figli di Lavan, ok? Proprio ufficialmente. Yaakov udì i figli di Lavan che dicevano: Yaakov ha preso tutto quello che apparteneva a nostro padre, ha accumulato questa fortuna attingendo da quanto è di proprietà di nostro padre. Quale frase in italiano vi viene a mente? E guardate cosa dicono i figli. Pensate a un'espressione italiana. Tale? Tale padre, tale figlio. Tale padre, tale figli, in questo caso. Allora, vedete un po' quanto la condizione di Yaakov era assurda, perché ha detto non ti prendo niente, solo prestami i tuoi animali, li ha fatti accoppiare con queste, no, queste che vedono, bla 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 bla, tutto quello che è nato dopo, eccetera, l'ha preso. Comunque da lui non ha preso niente. E comunque hanno sempre da ridire. È diventato ricco? No, perché ci ha rubato tutto a noi. Vabbè, no come. Yaakov osservò l'atteggiamento di Lavan e si accorse che nei suoi confronti non era più come in precedenza. Cioè, in più, cosa succede? Non solo che la condizione, come abbiamo detto, era al 100% a favore di Lavan. Comunque Hashem mette la brachà a Yaakov. E malgrado non abbia preso niente, ma è tutto quello che è nato dopo, eccetera, e la brachà di Hashem è grandissima, qui di nuovo cosa succede? Perché Lavan diventa, c'è questo astio verso particolare, perché fino adesso non era di grande amore, però
addosso ancora di più. Prima i figli che lo aizzano e dunque la Shonara. Due, e ancora prima dell'uno, cioè questo è due, il primo, di nuovo l'invidia. Yaakov diventa molto ricco, vero? Passo 43, Yaakov si arricchì in modo straordinario e ebbe gregge prolifico, servi, cammelli, asini, ok? E subito dopo questi a dire ci ha preso tutto da noi, assoluta non verità, e non solo, cambia tutto il suo atteggiamento, in ancora, diciamo, aumenta la negatività, diciamo, di Lavan nei confronti di Yaakov. E questo perché, abbiamo detto, uno, l'invidia, e due, aizzato dai figli. E vai Rachel. Hashem disse a Yaakov, a questo punto... Hashem disse a Yaakov, fai ritorno alla terra dei tuoi padri, al luogo di nascita, e allora solo quando arriverai là, io sarò con te. Allora, perché cosa abbiamo visto, Rachel, prima? Abbiamo visto che Yaakov all'inizio dice, guarda, dammi le mie mogli, i miei figli, il mio gregge, e me ne vo. Cioè, sarebbe anche il momento che io penso a me stessa, ma dai, come abbiamo visto, bellissima passù, che anch'io voglio cominciare la mia vita, ok? E Matai e Sega Manofide Betti, Pasuk 30, Pasuk anche molto conosciuto. Matai e Sega Manofide Betti, anch'io basta. Quando è che posso provvedere anch'io le necessità della mia famiglia? Cioè, basta, vai, lasciami andare. 20 anni, più che sufficiente, in tua compagnia, nella terra di Haran. Voilà. E dice: ok, cosa ti devo dare? Cosa ti devo? Non mi devi niente, bla bla bla. Ok. E lui voleva il suo consenso. Ma quando dopo, nel frattempo si è arricchito, dopo tutto questo contratto che avevano fatto, eccetera, questo vede, oh, questo mi sta guardando molto male, io però non volevo andarmene senza il suo consenso, questo suo consenso non me lo darà. Anche perché, appunto, come abbiamo detto, lui stesso riconosceva che la brachà di Yaakov era, cioè che lui aveva brachà in casa, ha avuto figli maschi, ha avuto ricchezza, grazie a Yaakov, dice, un portafortuna, io portafortuna non rinuncio. Punto primo. Interesse di Yaakov e delle sue figlie, proprio l'ultimo dei pensieri di Lavan, come lo vedremo ancora di più. E dunque Yaakov è in un momento molto, cioè, decisivo della sua vita, dove da un canto Yaakov e Tzaddik non vuole andarsene senza il suo consenso. Qui il consenso te lo sogni. Al che subentra Kadosh Baruch Hu e dice, non ti preoccupare. Però finché tu sei con Lavan, come hai appena letto, ok, Pasuk 3, tu sei adesso con Lavan, giusto? E io con Lavan, però, finché sei lì, non posso, finché sei unito a questo impuro, ok, cioè a Lavan, mi è impossibile far riposare la Shekinah su di te, dice Rashi. Perché dice, una volta che ritorni in Eretz Israel, io sarò con te, perché non puoi essere con lui adesso? Dice no, perché finché sei legato all'impuro, io, Hashem, e la mia Shekinah non può risiedere su te. Perché io, Hashem, possa risiedere su te, dunque la mia Shekinah, tu devi, staccati, lascialo, non ti preoccupare, io sarò con te, però, e vai via da lui. E lì, una volta che ti staccherai da lui, io sarò con te e ti proteggerò, dunque non aver paura di me. A quel punto cosa fa Yaakov? Yaakov mandò un messo e chiamò per prima Rachel, in quanto era la donna per cui aveva accettato di imparentarsi con Lavan, e poi Lea, affinché venissero presso il suo gregge in campagna, e disse loro: ho osservato che l'atteggiamento di vostro padre nei miei confronti non è più come era in precedenza, ma Hashem, mio padre, si è mantenuto dalla mia parte. Voi sapete che ho servito ma vostro padre. Il signore di mio padre. Non, allora, tu hai voluto il dire Hashem, ma in questo caso, sì. Ma il signore di mio padre si è mantenuto dalla mia parte, ok? E io ho notato che l'atteggiamento, come appena letto, non è, oh, qui siamo un po' in pericolo. E allora, ho appena bruciato la focaccia, sto sentendo.
intendono, no, perché prima della lezione ho messo 5 minuti, completamente dimenticato. Vabbè, capara. Ok, no, un secondo perché devo spegnere il forno. Un secondo, ragazzi. Eccomi, balaganista. Vabbè, scusate, eccomi. Vai, vai. Voi sapete che ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre mi ha ingannato e ha cambiato 100 volte i termini del mio compenso. Ma il signore ha cambiato 100 volte i termini del mio compenso. Ma Hashem non gli ha permesso di danneggiarmi. Allora, vedete qua, attenzione, un punto fortissimo, anche insegnamento per tutti noi esseri creati di Hashem. Lui ha fatto di tutto, ok? Io sono stato più dritto di così non si può. Lui esattamente il contrario. Ha fatto di tutto per danneggiarmi, ma Hashem non gli ha permesso di danneggiare. Vuol dire che se qualcuno ci fa del male, è perché noi dobbiamo purificare la nostra anima dei peccati commessi in questa vita, in tutte le altre ghirgulime vite che abbiamo avuto. Se Hashem non permette, il male non ci arriva. Lui può voler farci del male fino a domani e si è dato da fare se non si è dato da fare davanti. Eppure non mi ha danneggiato. Fermiamoci qua un minuto. Allora, prima cosa vediamo? Quando questo messo e chiama prima Rachel, poi Lea. Rachel era il fondamento della casa. Perché prima Rachel e poi Lea? E che, perché, come dice Rashi, per amor di Rachel che Jacob era entrato nella famiglia di Lavan. Addirittura i discendenti di Lea, attenzione, ammettono che Rachel è la Keret Abayit, ok? È il fondamento della casa. Infatti, andiamo a Megillat Rut, oggi Rut non può essere con noi, peccato, però nella Megillat di Rut, abbiamo Boaz e il suo tribunale, che sappiamo che appartenevano alla tribù di Yehuda, e Yehuda ovviamente è figlio di Lea, dunque discendenti di Lea. E loro, discendenti di Lea, dunque Boaz e il suo tribunale dissero: Rachel e Lea, quando hanno dato la bracha al matrimonio di Boaz con Ruth, qual era la bracha? Rachel e Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Rachel, hanno anteposto Rachel a Lea. Dunque anche i discendenti di Lea ammettono che Rachel è la Keret Abayit. Adesso andate a capitolo 31, passo 33. Dunque due pagine più avanti, vedete, 133. Allora, Lavan entrò nella tenda di Rachel, che era quella usata da Yaakov, nella tenda di Lea, nelle sue tende, ma no. Quando uscì dalla tenda di Lea, entrò nuovamente a cercare quella di Rachel, perché ben conosceva la sua indole. Allora, cosa vediamo lì nel Rashi, 31-33, un attimo, adesso ve lo dico, nella tenda di Yaakov. La tenda di Yaakov in realtà era anche la tenda di Rachel, perché Yaakov stava sempre nella tenda di Rachel. Era lei la tenda fissa. Ecco, per lo stesso motivo, il Passuk dice, la Torah dice, i figli di Rachel, moglie di Yaakov. E qui siamo a capitolo 46, Passuk 19. Andiamo avanti, 46-19, vedete? Vi porto le fonti di dove vediamo dove Rachel è la Keret Abayit. Ok? 46-19, siamo a pagina, un attimo, 199. Ok? Vedete? 199. Allora, i figli di Rachel, prima mogli di Yaakov, Yosef e Beniamin, prima moglie, non è Lea che è stata sposata prima? Di fatto è Lea che si è sposata, giusto? Siete capitolo 46, 19?
un attimo, adesso vi dico, allora, a questo proposito, sì, allora dice, figli di Rachel, moglie di Yaakov, ok? A proposito di tutte le altre mogli di Yaakov, non si usa mai il termine moglie, dice Rashi al capitolo 46, Rashi 19. La ragione, dice Rashi lì, è che Rachel era il fondamento della casa. Dunque, vi ho portato due psukim dove sottolineano e ricordano che chi era la moglie? Rachel. Lea perché è l'imbroglio, Bilha e Zilpa perché non riuscivano ad avere figli, sia Rachel prima che Lea dopo, ma la moglie, il fondamento della casa era Rachel. Ok? Dunque, e come abbiamo visto, come infatti ti ho fatto leggere due volte, all'inizio cosa dicono? Cosa dice la banda? Ah, magari che questo sia veramente il tuo, che non cambi idea, no? Vi ricordate? Quando abbiamo visto il contratto. E invece chi è che ha cambiato idea? E non solo che ha cambiato idea una volta, ma 100 volte, eccolo qua. Infatti dice Aseret Monim, Monim non indica mai meno di 10. Monim sarebbe conto. Dunque il totale di un calcolo per decine. Dunque cosa dice Rashi? Impariamo da ciò che Lavan cambiò le condizioni del salario di Yaakov ben 100 volte. Ok? Dunque Monim anche come sinonimo di Minyan. Minyan è 10. Sapete, Minyan è formato da 10, no? Ok. Ok, siamo arrivati. Allora, leggiamo tutti il primo Pasuk. Vaishma e divre bnei Lavan, capitolo 31. Ah, Vaishma e divre bnei Lavan. Lemor. Lakach Yaakov et kol asher le'avinu. Ume asher le'avinu. Asa et kol hakavod haze. Asa et kol hakavod haze. E poi il colmo, se loro esistono, questi figli di Lavan, è grazie alla bracha di Yaakov, no? Però guardate la riconoscenza e i geni purtroppo, no? Ecco. Vayar Yaakov et bnei Lavan vine e neinu mokit moshishon. Vayomer Adonai Yaakov, shuv el eretz avotecha, ule moladetecha, ve ehe imach. E dunque, se Avram Avinu Hashem gli ha detto Lech lecha ne'arzecha umimoladtecha, a Yaakov Hashem dice Shuv el eretz avotecha ulmoladtecha. Ok? Torna, tu Yaakov, torna alla terra dei tuoi padri e la terra in cui sei nato. Vaishlach Yaakov, e solo lì, come abbiamo spiegato, Rashi ci ha spiegato, potrò posare la mia schiena su di te, dice Hashem. Vaishlach Yaakov ikra le Rachel u le Lea, dunque chiama Rachel prima di Lea, come abbiamo ben visto che Rachel è la Keret HaBayit. Asa delson, vayomer lahen, roe anochi et bnei avichem, ki inenu elai ketmo shishon, veloi avi haya imadi. Va'atena yeda'aten, ki bechol kochi avati et avichem, va'avichem, hetel bi vechlif et maskorti aseret monim, velo netano Elohim le Arai Madi. E vai, René, grazie Rachel. Allora, se lui diceva la tua retribuzione saranno i capi screziati, tutto il gregge partoriva capi screziati. Se diceva la tua retribuzione saranno i capi striati ai garretti, tutto il gregge partoriva capi striati ai garretti. Il Signore ha sottratto il bestiame a vostro padre e lo ha dato a me. Quando il gregge era in calore, avvenne che un sogno alzò gli occhi e vidi che degli angeli stavano portando i capri striati ai garretti, punteggiati e litrati dal garretti di Lavano, per montare il mio gregge. Un angelo. Guardate anche proprio i miracoli che Hashem fa perché Yaakov abbia la bracha. Un angelo. In sogno mi ha detto, Giacobbe, e ho risposto, eccomi, mi disse, alza gli occhi e guarda, tutti i capri che montano il gregge sono striati ai garretti, screziati e listati.
perché ho visto tutto quello che Labano ci sta facendo. Io sono il signore di Betel, là dove hai unto una stele, là dove hai espresso un voto nei miei confronti, che devi ancora realizzare. Ora, astati, vattene da questo paese e torna alla terra dove sei nato. Fantastica, René, anche se c'era un problema di connessione, anche voi avete sentito un po' male o solo io? Rachel? No, io non ho sentito male. Tutto bene. Ah, voi bene, allora sono io il problema, ok, benissimo. No, perché io sentivo un po' andare e venire la connessione. Okay. Ok, allora riprendiamo da 8. Imco yomar nekudim yesecharecha vielduko latzon nekudim. וימכו יאמר, עקודים יש אחריך, וילדוקו לצון עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם, ויתן. ויהי בעת יחם הצון, ואשא עיניי, וארא בחלום. והנה העקודים, העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ויאמר, הנני, וריקורדת אל הנני, anche di Abramo andare là, che ne abbiamo di Hineni nella Torah, eccomi pronto. Moshe Rabbeinu, quando Hashem si svela nell'albero, come si chiama? Roveto ardente. Ok. Vayomer, sanai necha urke kolatudim, aolim alatzon, akudim, nekudim uvrudim, kiraitit kolasher lavano selach. אנוכי האל בית-אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה, קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. E concludo, רחל, a quel punto, dunque Jacob chiama Rachel, che la terra da bai, poi Elea, lì racconta tutto, sapete benissimo, io ho visto che vostro padre mi sta guardando male. Sapete che io ho fatto tutto nella massima fedeltà, con lealtà, eccetera, eccetera, ricordando, io ho avuto anche il sogno, come ci ha detto appunto René, che Hashem mi protegge, tutto questo gregge che era mamash miracoloso, donato da Hashem, e dunque e Hashem mi ha detto torna nel paese, io però il consenso di vostro papà non ce l'ho, ditemi un po' cosa, io però il vostro sì, ho bisogno, come anche Avram Avinu, anche Hashem mi ha detto lech lecha me'arzecha, ma non se n'è andato prima di avere il consenso della moglie. E qui Yaakov, un contro il consenso del suocero che ormai è persa, se non altro, quello, però quello delle mogli sì, assolutamente. E due tzadikot anche come Rachel e Lea non dimenticato. Cosa rispondono le sue mogli? Rachel insieme a Lea dissero, ma perché restare? Tu vuoi andare via, ma noi perché dovremmo restare? Abbiamo forse ancora una parte, un'eredità in casa di nostro padre, visto che tutto andrà ai nostri fratelli? Punto uno. Due, non siamo forse state considerate come straniere per lui in quanto ci ha venduto senza darci una dote e quando hai lavorato per sposarci si è impossessato di tutto quello che sarebbe stato il nostro denaro se ti avessi dovuto pagare? Invece, tutta la ricchezza che Hashem ha sottratto a nostro padre appartiene a noi, ai nostri figli, e quindi fai pure tutto quello che Hashem ti ha detto. Bene. Cosa dicono? Tu ci dici, vuoi il nostro consenso e vuoi non averlo. Dimmi, non abbiamo nessun interesse noi a rimanere con sto padre. Che padre? Mica è padre questo. Primo, normalmente un padre quando dà in sposa la sua figlia è lui a dover dare la dote per le figlie al genero. Non solo non ha dato la dote, sei tu che hai dovuto lavorare per noi. Non solo hai lavorato per noi di 14 anni, altri 6 anni per il gregge, e di tutto questo non ci ha dato niente. Comunque dice, vabbè, aspetta che muore, ci sarà l'eredità. Manco quello, perché anche andrà tutto ai maschi. Dimmi tu, tranquillo, caro marito, veniamo molto volentieri con te, ci stacchiamo anche noi da questo papà, che Tzadik non è, è tutt'altro, e finalmente entriamo in Eretz HaKodesh, avremo la bracha su di noi, la Shekhinah, e tutto quello che abbiamo è di diritto al 100%
nostro e dei nostri figli. Etia. Vatan Rachel veleava tomar nanu. Ha'od lanu chelik v'nachala v'vot avinu. Halo nochriyot nechshavnu lu, ki mecharan. Vayochal gam machol et kaspeinu. Cioè non solo non ci ha dato la dote, non solo tu hai lavorato per noi, ma ci ha pure fregato la nostra parte. Ki kol osher sheritzil Elohim me'avinu lanu hu ulvanim ve'ata kol asher amar Elohim melecha ase e vai. Ma per dire, ancora una volta, studiando la Torah, più la studiamo, più la approfondiamo, cioè notate quanto, quando uno è nel torto e non c'è con chi parlare, cioè è nel torto al 100%, eppure, no? Ha sempre da ridire, no? Vedete i figli cosa dicono, vedete? E alla fine, come diciamo ogni mattina, dalle persone malvagie, e purtroppo in questo caso anche un padre, io avevo sentito una volta alla radio, in Israele, una radio ebraica religiosa, si parlava del rispetto appunto di Kibbutz Be'er. Allora c'era questa donna che chiamava questo rabbino e diceva: guardi, io ho un padre che mi rovina l'esistenza, mi provoca problemi tra me e mio marito, mi perseguita, insomma, la faceva dannare. Dice, in questo caso, cosa devo fare? Allora mi è piaciuta moltissimo questa risposta che avrei dato anch'io. Nel senso, un genitore è un genitore. Mancare di rispetto un conto non puoi. D'altro canto c'è la mitzvah di salvaguardare. Ushmartem nenafshochatechem, salvaguardare le vostre anime. Poi si dice, dunque, stare attenti alla salute, perché per poter fare la Torah mitzvah deve essere buona salute. Ma c'è scritto nafshotechem, le vostre anime. Ovviamente, perché l'anima sia in salute, anche il corpo deve essere in salute. Ma il termine è nafshotechem. Dunque tutto quello che può intaccare la salute spirituale, morale, emotiva, psicologica, bisogna stare lontano. E se in quel caso, e come purtroppo in tanti casi, può essere addirittura un genitore, un fratello, una sorella, anche parenti stretti, bisogna allontanarsi. Dunque, un conto è mancare di rispetto, questo mai, e un conto avere a che fare e rovinarsi l'esistenza, perché questo è quello che fanno Rachel e Lea. Andiamo al Tania di oggi, ragazze, molto velocemente anche oggi, perché siamo pagina 313, c'ho un profumo di focaccia in tutta la casa. Vabbè. Però almeno il profumo c'è, sembra di essere un panificio. Vabbè. Allora, pagina 113, un zain, sull'ultima riga da tutto. Uvar man col din affilu min shama di azim, af shihi mi kelim di azim, vechen benefesh ruach mi kelim di yetzira asyara, ine, rechimu, chirurchimu, שכליים שלהם מעוררים גם כן בכלים ביצירה עשייה בחינת העלה ממטה למעלה ביתרות הדלטטה וזהו בחינת הסתלקות לבד חס ושלום. תרצה ריגה בפאג'ינה 314, אבל בחינת המשכה ממעלה למטה הוא על ידי מצוות מעשיות דווקא להמשיף אור בכלים ובחיצונית הכלים דווקא שחיצוניות העליון יורד למטה ופנימיות התחתון עולה למעלה. וזה שכתוב בזוהר פרשת פיקודי המזכר לאל, בעת סדורה חולה, ושתיהן צורך גבוה העלה והמשכה על ידי העלת מים מוטפים, מישג מבחינת עובדה ומלולה, וזהו תכלית ההשתלשלות, להתגלות אור עליון למטה, ולא לעלות התחתון למעלה, שזה אינו אלא לפי שעה. ואף גם זאת דווקא עליות הכלים לאורות עליונים עם מעלת השבת ביום הכיפור. אבל לא עליות והסתלקות האורות חס ושלום, כמו שכתוב בפרי עץ חיים, בנפש רוח נשמה של האדם לגבי גופו בעולם הזה, חשיבה כאורות לגבי כלים, וכן תחילו אורחים וסכניים לגבי מצוות מעשיות דווקא, ולכן התפלל משה רבינו עליו השלום, תפילות כבניין והתחנן על קיום מצוות מעשיות דווקא, הרי הוא לדיבור גשמי של הלכותיהם.
Bellissimo, peccato che non posso spiegare. Troppo bello, però che non posso spiegare. Non abbiamo tempo, aiuto. Vabbè, dai. Almeno l'avete sentito. E, ok. Un minuto ancora però. Leggiamo anche la Yom Yom a pagina 163, così almeno avete quasi tutto la Krittazia, non tutti i Rashi, ma almeno i Psukim, il Tanya e la Yom Yom. Allora, Zain Kisle, Shalosh Chochmot Hen, Chochmat Bitul HaChomer al Yedei Hora'at Shikutz V'Tiyuv Kol Yaninim HaGufaniim VaChomerim, Chochmat HaMusa. Secondo, Chochmat HaKarat Ma'alat HaTzura VeHaRuchani במידות ובמושכלות, והוראת אופני הקירוב אליהם, חוכמת החקירה. סקונדו ליבל. טרצו, תל החסידות, חוכמת הגברת הצורה על החומר, הוראה במעלת חומר מזוכח ובמעלת הצורה שנקבעה בהחומרי. והתקללותם יחד מבלי אשר ימצא ראש וסוף, להיות כי נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן אל אחד ברעם ולכוונה אחת לגלות אור קדושת חיוויון וזו התברך נבראו ושניהם כאחד דווקא משלימים אותה שלמות אשר עלה ברצונו התברך ברצונו התברך חוכמת תורה החסידות. E l'avevo spiegato all'inizio e concludiamo con il Tehilim. Mi stanno allora, facendo dei lavori di ristrutturazione qui al piano. Oggi ne abbiamo 7 di Kisler e si va dal Pere 39 al 43 compreso. Sentite il rumore che ho dei lavori che mi fanno qui vicini? Oh, non tanto, no? Beh, Tommy e allora. Ok, allora abbiamo detto, bravissima, da 39 a 43. Let's go! Veloci. Allora, la Menatzeach Lidutun Mizmor le David. Amarti Eshmera Drachai Mechato Vilshoni Eshmera Les Machsom Beod Rashakel Lenegdi Ne'elam Tidumiya Echeshet Mitov Uch Evi Ne'eka Cham Libi Bekirbi Bahagigi Tivar Esh Dibarti Vilshoni Hodini Adonai Kitsi Umidat Yamai Mahi Ed A Mechadelani הנה תפחות נתת ימי וחלדי כעין נגדך. אך כל הבל, כל אדם ניצב סלע. אך בצלם יתהלך איש, אך הבל ימי. יצבור ולא ידע מי יושם. Voi mi sentite di te, ragazzi? Ora sì, è bloccato un attimo. ואתה, מה קיוויתי אדוני תאכלתי לחיי, מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תשימי. נעלמתי, לא אפתחתי, כי אתה עשית. הסר מעלי נגעך, מתגרת ידך אני חליתי, ותוכחות על אבון איסרת איש, בתמס כאש חמודו, אך הבל כל אדם סלע. שמעה תפילתי אדוני, ושבעתי האזינה אל דמעתי, אל תחרש, כי גר אנוכי עמך. תושב ככל אבותיי. השם ממני ואבליגה בטרם אלך ועיני. אל סלמו 40, למנצח לדוד מזמור, כבוא קיוויתי אדוני, וית אליי, וישמע שבעתי. ויעלני מבור שעון מתית היבן, ויקם על סלע רגלי, כונן אשורה. ויתן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהים, יראו רבים ויראו ויבטחו באדוני. אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו ולופני לרעבים בסתי חזב. רבות עשית אתה אדוני אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ארוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר. זבח וממך לא חפצת אוזניים קרית לי עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עליי לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי. בישרתי צדק בקהל הרב, הנה שפתי לא אכלה, אדוני, אתה ידעת. צדקתך לא כיסיתי, בתוך ליבי אמונתך ותשועתך אמרתי, לא כיחדתי חסדך ועמיתך לקהל הרב.
Adonai, lo tichlara chamecha mimeni, chasdecha vamitecha tamid yitzruni, ki afefu ra'ot ad ein mispar, isiguni avonotai velo yacholti lir'ot, atzmu misarot roshi velibi azavar. Retzi Adonai le'atzileni, Adonai le'ezrati vosha, ויבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי, לספוטה יסוגו אחור ויקלמו חפצרת. ישומו על עקב בושתם האומרים לי, היח, היח, יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, יאמרו תמיד יגדל אדוני אוהבי תשועתך. ואני, אני ואביון, אדוני יחשוב לי עזרתי, ומפלתי אתה, אלוהי, אל תאחר. מוכן יוסוניו כקונדו לג'אמי נברייקו, capiate quello che stiamo leggendo, un giorno, il mio sogno nel cassetto, 41, Mem Alef, l'amnazzeh mizmor le David, Ashrei maskil eldan, biyom ra'ai imalteu Adonai, Adonai ishmereu vichayeu, ve'ushar ba'aretz, ve'al titneu benefesh oivav. Adonai isadenu al eres dvai, kol mishkavo hafachta bechol yom. אני אמרתי, אדוני, חונן, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי יאמרו, רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות, שב ידבר ליבו, יקבוץ אבן לו, יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תלחשו כל שונאי, עליי יחשבו רע לי, ורביליה על יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לך. גם איש לא מי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, יגדיל עליי עקב, ואתה, אדוני, חונני והקימני ואשלמה להם, בזאת ידעתי, כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי, ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני, אלוהי ישראל, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. 42, סקונדו ליברו דל תהילים, ספר שני. למנצח משכילי בני קורח, che hai altaro dalla fiche i mai, che nafshita rogelecha Elohim. Che hai altaro dalla fiche i mai, che nafshita rogelecha Elohim. Zama nafshi l'Elohim. לאל חי. מתי אבו וראה נה אלוהים. ופוי ולומדו אבליסימה. הייתה לי דמעתי לכם יומם ולילה באמור אליי כל היום איי אלוהיך. אלה הזכרה והשפחה עליי נפשי כי אעבור בסך עד אדם עד בית אלוהים בקורינה ותודה המון חוגג. מה תשתוכח נפשי ותהמי עליי, הוכי לי לאלוהים כי עודדנו ישועות פניו. אלוהי עליי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. חום אל חום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך יבוא. יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לחיי, אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ברצח בעצמותיי חרפו נצורריי, באומרם אליי כל היום איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? אוכי לי לאלוהים, כי עוד עודים ישועות פניי ואלוהי. אולטימו דיון, ג'קוורנטטרי, שופטים אלוהם, אלוהים וריבה ריבי. מגוי לא חסי, מאיש מרמה ועוולה תפלטים, כי אתה אלוהים מעוזי. למה זנחתן? למה קודר את הלך בלחץ אויב? שלח אורך ועמיתך, הם הינחון, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבוה אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוהים אלוהי. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? אוכי לי לאלוהים, כי עוד עודם ישועות פניי ואלוהי. זכות הרבי מלך משיח יגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל מי שבשם ישראל יחונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל לבי פרנצ'יסקה. שיר למעלות, תשא עיניי אלי הרים, מהאי יבוא עזרי. עזרי, עזרי מאם אדוני, עושה שלום בארץ, אל יתן למו
No, mamma mia, non ci sono, eh. Ossisha Mainvarez. No, perché stavo leggendo ancora la fine dell'altro Perec. E, dell'altro, e quindi, vabbè, sì, rifaccio. Veloce, sì, sì, per il tempo, non per altro, sapete. Shirla Malo, Tessai Nai Elearim, Mea Indiavo Esri, Esri Mei Madonai, Ossisha Mainvarez, Ali Tella Motra Gleca, Ali Anun Shomrecha, Innelo Yanum Veloi Shan, Shomer Israel, Adonai Shomrecha, Adonai Tzileka, Yad Yeminecha, Yomama Shemesh Lo Yakeka, Veyareak Balaila, Adonai Shmorkami Korra, Ishmorek Nafsheka, Adonai Shmorzeteka Uvoeka, Meatave Adolam. Fantastica. Ascolta Ramanita Zitkanita che è una live con la Viber Commission per Shem Israel e con Eva Colo a Viber Tom Israel. Shira Malot le David. Samachti be omrim di bet Adonai nerech omdot ayur agleinu bisharaych Yerushalayim Yerushalayim abnuya ke ir shechubra la yachtav shesham arushvatim shivtei yaidu tri Israel odot v'shem Adonai ki shem yesh bo kisot nemishpat kisot nevet David shalom shalom Yerushalayim Ishla Yuovaich, Shalom Bechilech, Shalva Berminotaich, Leman Achai Vereai, Adabra Nashanom Bach, Leman Bet Adonai Veinu, Avaksha Tov Lach. Ah, ce l'abbiamo fatta! Buona giornata! Ciao a tutti, ragazzi! Buona giornata, grazie!